Cari amici, cari colleghi, intanto volevo ringraziare i ragazzi, i miei amici di Palermo, in particolare Gaetano Canzoneri, che mi hanno permesso di essere qui a esprimere la mia opinione, i miei pareri sulla nascita di questo partito e di questo movimento giovanile. Io ho 18 anni, sono molto giovane, forse sono uno dei più giovani tra voi. Mi occupo di scuola e penso che da qui si debba partire. Siamo qui a Milano, ma da tutta Italia oggi si alza un moto d'orgoglio. Un moto d'orgoglio di noi, giovani, che ci ribelliamo. Che ci ribelliamo a un'Italia e a un modello di società che non ci rappresenta. Un modello di società dettata dal consumismo, dettata dal berlusconismo, che negli ultimi 20 anni impera in questo paese. Noi dobbiamo reinvestire sui giovani e per fare questo dobbiamo reinvestire sulla cultura. E io da palermitano, da siciliano, quando parlo di cultura non posso che ringraziare l'onorevole Granata per quello che ha fatto in tutti questi anni da assessore ai beni culturali in Sicilia. E dobbiamo soprattutto dare la possibilità ai giovani e alle eccellenze del nostro paese di concludere il loro percorso formativo qui in Italia e non andare all'estero. Non sprechiamo le nostre eccellenze, è un peccato, cioè non possiamo permetterci questo. Dobbiamo ovviamente anche rimetterci in gioco sul piano economico e per fare ciò dobbiamo pensare prima all'economia reale che a quella finanziaria, che è l'interesse di faccendieri, come ha detto prima l'amico mio Mirko. È arrivato il momento di svegliarci e di prendere noi giovani le redini di un paese che ci sta sfuggendo di mano. È arrivato il momento per noi giovani, noi che abbiamo il dovere morale davanti all'Italia e davanti a Dio di ricucire questo paese che è stato sfaldato dal berlusconismo negli ultimi 20 anni. E senza rischio di sfociare nel populismo, io ho l'orgoglio di gridare: viva l'Italia giovane, viva Futura Libertà!